comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio a forza Napoli. Ma cominciamo che cazzo? Mamma mia, mamma mia. Ma certo, certo come cazzo. Maron, come bippa strano sto calcio, cioè. Ma come bippa strano, come bippa strano. Un primo tempo alquanto bilanciato, va. Anche se, nonostante il bilanciato, chiare occasioni da gol per quanto riguarda il Cagliari non è che ha avuto. Noi abbiamo avuto una sola nel primo tempo. Poi è cominciato il secondo tempo. Ma scusate, ma avete visto il Cagliari? No, no, è una curiosità. Avete visto il Cagliari? Chi si è calcio? Questo è calcio. Una fatente azione, un contropiede. Una fatente azione dopo giocato tutto. O come si dice, il secondo tempo. Il Cagliari va in gol e si porta 3 punti a casa. Porca miseria, mannaggia. Ci siamo fumati di reddia. Colpi di testa. Parata, palla. Palla che non volevano entrare. Mamma mia, mamma mia. Oggi, quando ho visto che la palla più di una volta non voleva entrare, ho detto vicino a mio figlio, sta partita non naviga a bordo. Eccomi infatti. Ma come si fa, mamma mia, come si fa? Poi non incominciamo però a giudicare, perché poi dopo mi facete saggiuso anche a capo. Mo che ha perso il Napoli col Cagliari in casa, che erano 12 anni che non vinceva. Perché il pallone, ragazzi, il pallone è così. Il pallone è così, giochi tutta la partita, una fatente di azione succede, come è capitato col Cagli, ha segnato e buonanotte, non l'abbiamo preso nel deretano, che si fa? Quindi non incominciamo a già dire a campagna acquisto che questo, che l'altro, con Lecce non ci stava a campagna acquisto, no, ma non uscite tutti fuori a fare, come si dice, sapientona adesso. Non mi uscite, quell'altro che mi ha contattato, io l'ho detto che Napoli è da qui terzo posto. No, il Napoli è da retrocessione. Ma voi è da retrocessione. Va bene, siete contenti? È una partita storta questa. Una partita di merda è stata. È stata una partita di merda. Che poi parliamoci chiaro, pure l'arbitraggio è stato un poco pure in merda. Di sto Di Bell mi ammonisce Alan quando non l'ho capito, mi ha cacciato a Coulibaly fuori solo per poche proteste, ma quando poi ha protestato per un fallo ricevuto a Llorente nell'occasione del gol del contropiede del Cagliari, questo è ancora da valutare, ma non ci posso nemmeno fare tanto la polemica sopra, non ci posso fare nemmeno la polemica sopra, perché ancora non ho visto, ma ovviamente a caldo ho acceso il video e ho fatto il video, però c'è un fallo che poi è scaturito il contropiede, segnata il Cagliari. Ma non è questo, oggi è stato sfortuna l'Inter. Ho visto il risultato, ovviamente stavo guardando il Napoli, ha vinto 1-0, si stacca a 6 punti, la Juve ieri ha vinto, sta a 4 punti, o stiamo quinto posto. Quindi cari miei, a cui mi hanno contattato, il Napoli, ho detto, è da terzo o quarto posto, retrocessione. Quest'anno lottiamo per la retrocessione, siete contenti? Il campionato è ancora lungo, ma lungo. Avete capito? Le partite storte vengono a chiunque, vengono. Ma ci è capitato a noi, erano 12 anni, 12, che sto Cagliari
non vinceva con lui. E dopo 12 anni ha vinto. Ma voi sapete quante bollette ha fatto saltare per dire il Napoli? Chi è che si immaginava che il Napoli perdeva col Cagliari? Ma tutti sul carro del vincitore, ma con Liverpool, perché cioè, a me la rabbia che mi facete voi, se voi i tifosi del Napoli, che mi fate voi, è che con Liverpool, e ma poi abbiamo vinto con Lecce che abbiamo giocato, wow, sto Napoli, wow, mamma mia, che Napoli, ma la campagna acquisti, ci metti chi chiagna qua, chi chiagna là. No, o vero tifoso non è questo, il vero tifoso è coerente, o vero tifoso si è scarso pure con Liverpool, è scarso, ma non mi venite a dire con Liverpool perché ha mancato la partita, no, è manco con Lecce, quindi evitate, voi che tifoso di Napoli che dovete adesso mettere in croce, perché fino a mo stavo sul carro, mo è sceso. Quando perde Napoli scendete tutti, rimangono pochi, pochi sul carro. Come appena donna Benji a fu partito, sono stati un'altra volta. Io a perva facessi, a piedi. Non c'è ragione, come ragionate voi non mi piace proprio. Quindi, quando sento questi ragionamenti, ma manno a fanculo, subito, ma come stasera, due parole. Sono stato educato, sinceramente sono stato educato, perché non mi va a fare lo scostumato per chi non lo è con me, e c'ho certa stima e rispetto, però mi sono girato male, nel senso scorbutico, però senza essere maleducato. Però chiudo là, ma non vi rispongo proprio più, a me ne andrà a passare un paio di giorni, andrà a passare. Perché se no non vi rispondo, perché se no veramente dopo perdo le staffe, perché io mi conosco, mi conosco. Oggi è stata una partita di merda, è stata. Perché chi si caccio? Secondo tempo giochiamo solo noi, banco di bum, mamma mia, da pallonato. O secondo tempo, magari dalle partite si giocano due tempi, ok. Però ci abbiamo pure quell'altra squadra davanti, e va bu. Il Cagliari comunque ha fatto il suo, ma non è che ha fatto chissà che a livello di occasione. Per la miseria, il secondo tempo hanno pigliato a pallonate. È capitato quell'azione. Diciamo, Maronna, mamma mia. Questo Napoli è gioia e dolore. Guarda la gulli in merda, perché noi stavamo sbilanciati, perché stavamo tutti attaccati. Che gulli in merda. Ha messo addirittura, ecco, mo, quando metti a Milik a Llorente, sai, sbagliano uno a Pongarraghi là. Llorente, l'entrata di Llorente là, in Napoli, ha bombardato, stava pure segnando Llorente. Koulibaly, Manolas, Mertens che prende il palo, ma come ci dici giù? Ma che vi devo dire più? Sfortuna, io, che sei sfortuna? È inutile che mi ha criticata, ma la campagna qui, sto presidente, io sono primo a critico presidente. Ma mo, da sta partita qua non possiamo parlare, per carità, non potremmo proprio parlare. Io, allora, sinceramente però, voglio parlare della partita. Un Di Lorenzo strepitoso, un po' opaco Mertens, Mincini su Rissia porta pure si è fumato il gol a centrocampo. Alan non è più come una volta, facciamolo riposare, facciamo trasia Elmas, facciamolo entrare a questo ragazzo, perché a centrocampo là se vince nel partito, facciamolo entrare al posto di quello, perché è capitato che si è infortunato Maksimovic, perciò è entrato Koulibaly, se no altrimenti rimaneva la difesa così e entrava sicuramente al posto di Alan Elmas. Però mo ce l'hanno espulso proprio addirittura a Koulibaly, bello proprio,
Ma la prossima è col Brescia là. Queste partite però a vinci. I punti si fanno con le squadre piccole. Il Cagliari, per carità, non è una squadra piccola, è una squadra di mezza classifica. Per carità, non è che... Però... Mannaggia, miseria, mannaggia. Te sai, io sangue a capo, te sai. Ma c'è questo Napoli mio, è gioia e dolore. Ma comunque sia il risultato, sempre nel mio cuore. Ciao, bacio, bacio. Forza Napoli sempre, perché tutto resta a munnez e si chiedo. Ecco Bippo Vodi che fa. Ciao, bacio, forza Napoli. Sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.